Ciao a tutti quanti e bentornati in questo aggiornamento bellissimo delle morph di Mommy Long Legs. Forse non lo sapete, ma nell'aggiornamento di Mommy hanno deciso di aggiungere tutte quante le morph dei nostri amici Rainbow Friend. E oggi noi andremo a cercarli veramente tutti. Il primo andiamo a trovarlo proprio nel corridoio di Bunzo Bunny dentro questa porticina. Vi porterò a trovare tutte quante le morph nuove che sono state aggiunte in questo nuovissimo aggiornamento. Basterà seguirmi passo passo se ancora non siete riusciti a trovarle. E se invece siete già riusciti a trovarle tutte, fatemelo sapere nei commenti. La prima morph che andremo a prendere è proprio piazzata qua. Vedete, c'è una corona verde che sbrilluccica. E noi raccogliamo la Mommy Long Legs Blue Friend. Ma gli è caduta la testa o è una mia impressione? Ma che schifezza è mai questa? La sua testa in terra, ma è normale che faccia così? Cioè, ha fatto così anche a voi? O è un bug e si è staccata la testa? Il mio personaggio. Ma poi perché Blue Friend è completamente verde fotonico? Mi è sicuramente successo qualcosa di bruttissimo. Ehi testa, ti prego, torna sulle mie spalle. Aiutatemi, aiutatemi, vi prego. Scrivete nei commenti: testa, torna. Non posso stare senza testa. Non riesco a vedere nulla senza testa. Ma poi guardate la poverina è lì in terra che oscilla e ondeggia. E non so dirvi se effettivamente questa morph dovrebbe essere così. Fatemelo sapere voi e andiamo alla ricerca della prossima, ok? Andiamo adesso al sito 5, perché qua a quanto pare si dovrebbe poter trovare il nostro Purple. Ma devo tornare ad essere Karin, altrimenti questa porta non posso proprio aprirla. Equipaggiamoci del nostro bellissimo grab pack, tocchiamo il pet di Huggy Wuggy. Scusa Huggy, se ti abbiamo toccato, non mangiarci, ti prego, lasciaci in pace. E avventurandoci in questo corridoio, oh oh, bisognerebbe trovare un blocco viola, e è proprio questo qua, Mommy Long Legs Purple Friend. Teletrasportiamoci in tanto fuori e vado a farvi vedere la morph di Purple. Vediamo in che condizioni pietose è. Visto che quella verde, poverina, non è che stava tanto bene, speriamo che almeno questa stia un pochino meglio. Eccola qua, equipaggiamola e eccola. Non è che si siano impegnati troppo, però ha gli occhioni. Effettivamente gli occhioni nella vent che classicamente ha Purple mentre ci guarda da sottoterra. Va bene, va bene. Bruttissima, devo dire, veramente orripilante come morfa, e andiamoci a cercare la prossima. Da quel che so dovrebbe essere qua fuori all'interno di un albero, quindi andremo a provare a vedere quale albero è quello giusto. Se lo becchiamo al primo rido perché è impossibile. Attenzione, questo è un albero, questo non mi dire che è qua. Qua non mi sembra che non ci sia niente qua, forse è un altro albero, forse questo albero qui. Proviamo a entrarci dentro e oh oh, raccogli, c'è scritto raccogli, non vedo assolutamente niente, ma raccogliamolo. Oh, abbiamo green. Quindi abbiamo un doppio green. Quello di prima era green fotonico, questo invece è green bruttissimo. Ma perché le hanno fatte così brutte? Possiamo ufficialmente dire che sono le morph più brutte della storia. Mai viste le cose così orripilanti. L'unica cosa bella è che sono di Rainbow Friend. Io adoro Rainbow Friend, ma che cos'è questo? Non so neanche come chiamarlo. Sembra una specie di cetriolo orripilante storto. Ma poi perché ha questa faccia sorridente? Non lo so, non lo voglio sapere. Andiamo a cercare subito la prossima morph. La prossima morph va presa in caffetteria e questa volta vi faccio un indovinello. Vediamo se riuscite a indovinare. Di che colore sarà la prossima morph che prenderemo? Vi dico solo aranciata. Infatti dobbiamo prendere proprio in quest'angolo un'aranciatina. Per farlo devo per forza tornare Karin, afferriamola e guardiamo un po' com'è. Dovrebbe essere un succo di frutta all'arancia. Infatti la morph che stiamo per andare a prendere si troverà proprio all'interno di questo bicchiere. Riempiamolo di aranciata. Si è riempito fino in cima e dovrebbe darci Orange Friend. Ditemi se eravate riusciti ad azzeccare nei commenti e avevate scritto proprio Orange. Beh dai, devo dire che non era tanto difficile come indovinello. Ed eccolo qui, sembra una specie di coccodrilloide con dei denti super aguzzi. Forse tra le morph dei Rainbow Friend che abbiamo trovato oggi è la meno brutta, vero? C'è il primo che forse voleva essere blu, ma non lo so, probabilmente, boh, era in realtà verde fotonico. Green era orribile, Purple era abbastanza orrido e questo non lo so. Secondo voi qual è il più brutto? Oggi facciamo al contrario, invece di fare la classifica delle più belle facciamo la classifica delle tre più brutte. Comunque abbiamo trovato anche Orange dei Rainbow Friend. Adesso dobbiamo andare a cercare Red e
dobbiamo trovare un blocco rosso, da quanto so. L'unico posto che mi viene in mente con un blocco rosso è... Vediamo se voi ve lo ricordate. Scommetto che nessuno si ricorda dove abbiamo visto un blocco rosso. Ma mi ricordo con precisione un posticino dove avevamo preso una ruota con la quale avevamo preso Shaggy. E dove eravamo riusciti a prendere anche Floppa Quadrato versione Mommy Long Legs. Una cosa strana che solo chi l'ha vista si ricorderà. Qua dentro, proprio all'interno del garage, era pieno di blocchi rossi. E vediamo se uno di questi blocchi rossi potrebbe essere il nostro Red. Perché io so che dobbiamo trovare un blocco rosso, ma non so se il blocco rosso è proprio all'interno di questa stanza. Mi sembra di vedere questo blocco qua su in cima sbriluccicare. Non è una mia impressione? Oh sì! Eccolo! È Red Friend. No, ma come? Anche Red perde la testa? Ma perché è tutto buggato sto gioco oggi? Doveva essere esattamente così, con la testina rossa tonda sulla testa. Io non so che cosa sia successo al gioco e perché ci siano così tanti bug, ma è allucinante. Cioè, ogni volta che provo a metterlo, tac, gli cade la testa dal collo. Ora devo solo capire se prima o poi risbuca o se rimane per sempre senza la testa. Niente, vi giuro, ho provato anche a entrare e riuscire dal gioco, eppure la sua testa continua a cadere. Vedremo se riusciranno a fissare questi bug magari nei prossimi aggiornamenti e le teste non cadranno più. Ma andiamoci a prendere un'altra morph. Questa sarà un pochino più difficile da ottenere. Bisognerà tornare nel corridoio di Boons Bunny, ma questa volta aprire un'altra porticina. Non dovremo più andare laggiù in fondo, ma dobbiamo andare a quella con il tastone rosso, che è questa qua dietro, dove vedete questo aghiwaghino Red. Equipaggiati del nostro Grappack, dovremo entrare in questo corridoio, il corridoio dell'aghiwaghi rosso, e dobbiamo scoprire un codice perché ci sarà da aprire questa porta con i colori. Oggi come combinazione abbiamo azzurro, verde, acqua, rosso, quindi proviamo questa bellissima combinazione. Azzurro, verde, acqua, rosso, azzurro, verde, acqua, rosso. Sì, è la combinazione corretta, siamo dentro. Ora bisogna percorrere questo corridoio super spaventoso e una volta qua dentro ci sarà da scappare da Bron, perché Bron può ucciderci, e noi dobbiamo cercare invece di non farci mangiare da lui e prendere, oh, è veramente velocissimo, e trovare la morfa all'interno di questi condotti. Qua da qualche parte ci dovrebbe essere un'altra morph, e eccola qua, è la seconda morph di Purple. La prima morph di Purple che abbiamo trovato è la versione di lui dentro la ventola con gli occhioni giganti, mentre questa seconda è la versione fuori dalla ventola. La morph dovrebbe essere questa qua, è difficile da trovare perché dovete sfuggire appunto a Bron. Ha la bocca aperta con tutti i dentoni di fuori e due occhietti, forse è la più carina insieme a Red. Quando cliccate diventa, però peccato che è tutto buggato, e come potete notare anche questa volta non funziona la morph, o almeno a me non funziona assolutamente niente, è tutto trasparente, perfetto. Posso dire con certezza che questo è il peggior aggiornamento mai stato fatto su Mommy Long Legs? Ok, se siete arrivati a questo punto del video commentate tutti con pessimo, è l'unica cosa che possiamo dire di questo aggiornamento. Comunque al primo posto metto indubbiamente questa morph super carina, anche se non possiamo vederla. Al prossimo aggiornamento di Mommy credo e spero che fisseranno tutti questi bug in modo che possiamo rivederci tutte queste morph in modo decente. Quindi appena esce l'aggiornamento non vi preoccupate, ve le faccio rivedere tutte. Qua abbiamo Green che era veramente bruttissimo, qui era blu ma che in realtà era green perché aveva sì la corona ma in realtà era verde. Poi abbiamo Red, al quale poverino si staccava continuamente la testa e non abbiamo potuto vederlo decentemente. E qua abbiamo Orange che onestamente metto al terzo posto, quindi al primo posto metto Purple con la versione coi dentacci, al secondo Red e al terzo Orange. E l'altra morph che abbiamo trovato è questa versione qua di Purple. Direi che da questo aggiornamento da Karin è tutto, iscrivetevi al canale mi raccomando, lasciate un mi piace e noi ci vedremo nel prossimo aggiornamento che preghiamo sia meglio di questo perché era veramente uno scempio. Ciao!